Che dire dopo averlo letto in anteprima? Si tratta della prima indagine di Woodstock che ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico che ama i gialli e non solo. In una Roma poco frequentata, con un ritmo cinematografico, le atmosfere stupefacenti e pulp di, lo chiamavano, Gigrobò, ascoltiamo la voce nuova di un autore che è riuscito a creare un mix di crime ed elementi di commedia. Una penna che sarà la rivelazione del giallo italiano, un investigatore atipico come l'Alligatore di Carlotto.